Ciao a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi diamo risposta a una domanda che ci avete fatto in tanti negli anni e di recente ce l'ha fatto Patrizio. La domanda è questa: come faccio ad evitare le bolle d'aria nell'impianto dell'acqua? Voi sapete, noi siamo utilizzatori di questi sistemi da oltre 15 anni e quindi ne abbiamo un'ottima conoscenza. Intanto vi rispondo subito, come ho risposto al Patrizio. Se l'impianto è idraulicamente realizzato in maniera corretta, la formazione di bolle d'aria al suo interno è praticamente impossibile, al 99% impossibile. Cosa intendo per realizzato correttamente? Per realizzato correttamente intendo l'utilizzo dei giusti materiali, ok? Intanto va detto che l'impianto dell'acqua è per caduta, perché quello per pressione, quindi collegato direttamente alla rete idrica, non avrà di questo problema. La spinta dell'acqua è alta, è abbastanza da spingere fuori sempre l'aria. E noi proprio quella dobbiamo andare a sfruttare anche nell'impianto a caduta, la spinta dell'acqua. Come la si fa a sfruttare? È semplicissimo, ragazzi. La forma del contenitore verticale, prediligete ferma del contenitore verticale. Non avete il contenitore verticale? Perfetto, un contenitore più basso della conservatorio più basso, perfetto. L'importante è che lo posizioniate in alto, deve essere posizionato al di sopra anche di diversi centimetri, anche di 5-10 centimetri rispetto alla prima linea di gabbie. Volete ulteriormente favorire la discesa dell'acqua, utilizzate come la nostra guida sul blog la linea portante, questo tubo da 16, per arrivare sopra tutte le gabbie, ok? E poi scendete con la riduzione e utilizzate un impianto a derivazione. L'impianto a derivazione è zig e zag, per farvela breve. Quindi tutto questo sistema cosa genera? L'altezza genera una caduta dell'acqua. La caduta e il volume d'acqua, che deve essere anche un quantitativo, perché più c'è acqua, più c'è peso specifico, più c'è spinta, più c'è altezza, più c'è spinta, più la sezione del tubo principale è grossa, più c'è portata. Tutto questo gioco di fattori vi aiuta a spingere l'eventuale aria formatasi quando ripulite l'impianto, quando è vuoto, ok? Ma un impianto in esercizio, come adesso il mio, è in esercizio, non crea bolle. Anche se ci fosse un canarino che beve il beverino al massimo, scende la goccia di troppo, perde la goccia di troppo, ok? Ma non ritorna sull'aria, ok? Perché il peso specifico generato dall'acqua e la spinta dall'alto verso il basso dell'acqua, l'aria atmosferica, la presenza di aria, la forza dell'aria atmosferica, non riesce, ok? Non riesce ad entrare, ok? Quindi se voi realizzate l'impianto in maniera corretta, partendo da una quota al di sopra, una quantità di acqua, il mio serbatoio è 5-6 litri, ok? Quindi se ovvio utilizzate un, dico per assurdo, una bottiglia da un litro, una bottiglia da un litro, ma che spinta volete che abbia? Cioè, non, ma anche quando che accumulo sarebbe. Quindi, il gioco sta proprio in questo, nella realizzazione della parte più alta, ok, dell'impianto. Serbatoio, linea portante, quantità dell'acqua, la forma del serbatoio, prediligete quelli che si sviluppano in verticale piuttosto che quelli bassi e larghi. Questo gioco di fattori vi darà la spinta, la pressione dell'acqua necessaria, pressione dell'acqua per caduta necessaria, per vincere la resistenza dell'aria che si crea da impianto nuovo o quando andate a fare la manutenzione alla pulizia. Ok? Per esempio, io quando lo stacco per fare la pulizia all'impianto, ok? Poi si vuota, che perde l'acqua, quindi quando vado a riavvitare io apro l'ultimo rubinetto e aspetto un minutino che l'acqua scende,
si comincia a spruzzare acqua e aria. Una volta che esce solo acqua, basta chiudere. Ok? Quindi non si può formare. Aggiungo a Patrizio e agli altri amici che ce l'hanno chiesto: l'uso di tubi trasparenti o comunque di colore chiaro è sconsigliato. Esteticamente più belli, funzionalmente non servono a niente, perché un impianto realizzato correttamente non forma bolle d'aria. Un impianto con tubi chiari anzi aggrava la qualità dell'acqua, okay? Perché i tubi chiari lasciano filtrare di più la luce naturale, artificiale, questa sia, accelerano il processo di formazione di vegetazione e biofilm all'interno delle pareti della tubazione. Ok? Quindi questo vi metterà in una situazione dove la qualità dell'acqua è ancora inferiore. Quindi, ripeto, non pensiate che è una cosa che possa accadere. Laddove accade, perché a questo punto, visto che me l'avete richiesto in tanti, devo anche pensare che a qualcuno accade, sicuramente il vostro impianto non è concepito in maniera corretta. Qualcosa nel vostro impianto, tubi, sezioni, altezze, riduzioni, qualcosa nel vostro impianto è stata installata in maniera errata, è stata realizzata in maniera errata. Detto tutto, ci siamo allungati, alla prossima domanda, ciao!